continua in senso contrario la rotta dei migranti. Altri 300 sono stati soccorsi dalla Marina libica domenica a largo di Tripoli e di Sabrata e portati in centri di detenzione. Nei giorni precedenti erano state salvate circa 800 persone. Riportarli in Libia significa riportarli all'inferno, ha commentato il vice ministro degli esteri italiano Mario Giro, mentre continua la ricognizione del pattugliatore comandante Borsini che divide la Libia. E dopo il trasbordo di 127 persone verso due unità della Guardia Costiera a largo di Lampedusa, effettuato sabato notte, Medici Senza Frontiere ha commentato: non siamo più i primi a essere chiamati, ma continueremo a collaborare e a salvare persone. Intanto ha rinunciato allo scalo a Zerzis in Tunisia la Cistar, la nave dei militanti di estrema destra di Generazione Identitaria che vogliono riportare i migranti verso le coste libiche. Il cosiddetto collettivo Africa del Nord contro la nave razzista aveva lanciato un appello alla mobilitazione per impedire l'attracco. I pescatori di Zerzis si erano detti pronti a contrastarli in mare e hanno allertato i colleghi di Sfax e Gabès affinché facciano lo stesso.